E rieccoci, siamo tornati in diretta con il nostro Instant Focus dedicato, come detto, a una notizia fondamentale di questa settimana che riguarda lo scenario internazionale, ovvero la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca per parlare con Putin. Parlare di che cosa? Beh, innanzitutto di accordi economici tra i due colossi, tra la Cina e la Russia, con un nuovo ordine mondiale che si profila all'orizzonte e non certo da adesso. E poi per parlare anche di un piano di pace per l'Ucraina, un piano di pace che però evidentemente si allontana, viste anche le ultime evoluzioni, e lo andiamo a vedere proprio dal Sole 24 Ore. Le ultime notizie riguardanti la guerra in Ucraina, con diciamo, la tensione che sale dopo l'annuncio di Londra che fornirà a Kiev munizioni all'uranio impoverito, e naturalmente la reazione immediata da parte del Cremlino: sarà una tragedia globale. E poi Mosca avverte: gli Stati Uniti non mettano alla prova la nostra pazienza con i droni. Ecco, qui lo possiamo vedere proprio, sono gli ultimi aggiornamenti della mattinata. Ecco, di tutto questo parleremo con il nostro Fabrizio Amadori, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi in questa mattinata così importante. Ciao Fabrizio. Grazie, ringrazio io voi. Ecco, Fabrizio, abbiamo detto questo vertice molto importante tra Xi Jinping e Putin. Lo ricordo, tra l'altro, è stata l'ottava visita dal 2013. Questo a sottolineare il rapporto, il connubio che è sempre più forte tra la Russia e la Cina. E abbiamo detto due obiettivi fondamentalmente: quello di un nuovo accordo economico, e quello c'è stato tra i due paesi, e poi invece tutta la questione legata alla pace in Ucraina con la Cina, che doveva essere l'interlocutore principale e porsi anche come mediatore. Ecco, diciamo che su quel fronte i risultati sperati non si sono poi visti. Sì, perché probabilmente la Cina sta facendo tutta una serie di mosse per accreditarsi come un nuovo punto di equilibrio a livello internazionale, però è più facile che lo voglia fare in altri ambiti, in altre parti del mondo, se questo significa perdere quella che è un grande vantaggio che questa guerra sta dando alla Cina di Xi Jinping, nel senso che, come ho scritto anche in vecchi articoli tempo fa, insomma, sono cose abbastanza di buon senso quelle che si possono dire non solo sulla Cina, ma anche sulla Russia rispetto alle loro strategie. Nel senso, dicevo che Xi Jinping ottiene dei vantaggi dalla guerra perché, da un lato, in qualche modo sposta l'attenzione degli Stati Uniti d'America da Taiwan all'Ucraina. E sappiamo che Xi Jinping ha dei grossi problemi rispetto ai rapporti americani a Taiwan. E poi c'è il discorso del cosiddetto dissanguamento della Russia in questa guerra. Non ci dimentichiamo che la Cina di Xi Jinping ha interesse ad avere una Russia ridimensionata, una Russia che diventa sempre più vassallo della Cina, una Russia che però svolge la funzione che dicevo, e cioè di tenere alta la tensione con l'Occidente. La Cina però non ha neanche interesse a che la Russia crolli, anche se questo potrebbe aprire altre ipotesi. La Russia, può essere un partner fondamentale, innanzitutto a livello militare, non solo rispetto alle esportazioni di risorse importanti per l'economia cinese, potrebbe essere un partner importante a livello militare in chiave anti-americana, nell'Indo-Pacifico. E quindi c'è un punto di equilibrio che la Cina deve cercare nei suoi rapporti con la Russia. E nell'aspettativa che dicevo, cioè la Russia deve essere ridimensionata, ma non al punto da crollare, e questo però si spiega bene anche con la storia dei rapporti russo-cinesi. È un po' una pantomima, una farsa quella dell'antica amicizia tra Russia e Cina. Sappiamo che la Russia e la Cina in realtà sono stati competitor. Ricordiamo anche rapporti tesi che c'erano stati tra Stalin e Mao, e addirittura scontri militari sul confine, in particolare in Siberia,
dove tra parentesi sembra proprio che abbiano vinto le forze cinesi contro quelle sovietiche, perché all'epoca c'era ancora ovviamente l'Unione Sovietica, e questo a dire anche alcune cose sulle capacità militari di quei paesi già all'epoca. Quindi c'è tutto un discorso interessante, arricchito dal fatto che la Cina però non solo non può perdere di vista il suo rapporto con gli Stati Uniti, un rapporto conflittuale, ma il suo rapporto con l'Europa. E l'Europa ovviamente è un mercato importantissimo per la Cina e la Cina deve stare attento a non rischiare di perdere quel mercato, complice un'eventuale attività americana, nel senso che se l'America incomincia a partire con delle sanzioni contro la Cina per una cattiva gestione della guerra e del suo rapporto con la Russia, beh, questo potrebbe portare dietro con sé gli europei e questo potrebbe creare un altro fronte di difficoltà economica non da poco. E questo sarebbe un problema per Xi Jinping, perché come sappiamo la Cina in realtà è in difficoltà economica. E il fatto che Xi Jinping sia andato a Mosca è proprio per sfruttare fino in fondo la sua posizione di forza e cercare di ottenere dei contratti vantaggiosi. Questo è il punto. Cioè, il punto fondamentale di questa visita non è tanto rispetto a questo piano in 12 punti, abbastanza generico, ma il tentativo è quello di cercare di ottenere dei vantaggi economici da un paese che ormai dipende mani e piedi dalla Cina, e cioè la Russia. Non è un caso che Putin sia ormai considerato per certi versi un vassallo della Cina. Per quanto riguarda ancora l'attenzione che la Cina deve mettere nei rapporti con l'Europa, tenete conto che questo è vero anche dell'America. C'è tutto un discorso su quelli che sono i vantaggi per l'America di questa guerra, perché è evidente che l'America non ha voluto questa guerra, stando a quelli che sono i documenti, ma anche le considerazioni pubbliche degli Stati Uniti, però è anche vero che il rapporto dell'America con l'Unione Europea, con l'Europa e in particolare con la Germania erano abbastanza conflittuali, conflittuali nel senso leggero del termine, proprio perché secondo molti commentatori, l'Europa si era avvicinata un po' troppo alla Russia e in particolare alla Germania, forse perché c'era un tentativo di creare una relazione economica più forte tramite la Russia anche con la Cina. Questa, diciamo, è una considerazione molto interessante, anche proprio sul versante economico, che la dice lunga anche sulla ruggine che non a caso c'era da tempo tra Stati Uniti e Unione Europea. Tenete presente però anche questo fatto, che gli Stati Uniti d'America e le cosiddette potenze anglosassone, quindi il Regno Unito, non avevano tutti i torti a dire, però fate attenzione, al di là dei vantaggi e svantaggi per l'America di queste nuove relazioni economiche dell'Europa con la Russia e con la Cina, perché comunque voi vi state legando mani e piedi con una dittatura, di fatto questo è la Sì. Russia, per non parlare della Cina. E quindi diciamo, la capacità di prevedere i rapporti i generali delle democrazie liberali con le dittature sono molto problematici. Diciamo, legame troppo forte delle liberali democrazie con le dittature sulla media e lunga distanza può portare a degli enormi svantaggi. Quindi quello che dicevano gli americani, al di là dei vantaggi e svantaggi economici degli Stati Uniti, sia chiaro, ma non era una fola, non era una favola, erano fatti. Cioè, le tirannie hanno bisogno di atti di forza per legittimarsi, hanno bisogno di tensioni continue per vari motivi. Le tensioni di cui ha bisogno Putin sono chiare. La questione del tenere alto il prezzo degli idrocarburi è fondamentale nella politica putiniana degli ultimi anni, degli ultimi 15-20 anni, almeno degli ultimi 15 anni. Quindi il fatto che la Russia si stia spostando fortemente nel Medio Oriente, ma anche in Africa, è dovuto proprio a questo, a cercare di tenere alto il valore degli idrocarburi, perché sennò non si spiegherebbe più di tanto la necessità di un paese che ha l'economia della Spagna di espandere la propria rete in altri continenti. Ricordiamoci che la Russia ha un PIL di 1.600 miliardi, più o meno, a seconda, ripeto, del prezzo degli idrocarburi che cambia di anno in anno, cioè meno dell'Italia, decisamente meno dell'Italia, e ne volte meno degli Stati Uniti d'America, che come sappiamo hanno 22.000, ripeto, 22.000 miliardi di dollari di PIL, che sta ulteriormente crescendo.
Ecco, quello è torno al discorso del precedente, che non sta crescendo è il PIL cinese e quindi la Cina ha bisogno di rafforzare i rapporti economici a proprio vantaggio utilizzando un portatore di risorse enormi come la Russia e io spiegherei questo viaggio di Xi Jinping in Russia soprattutto in questa chiave, cioè per tentare di far ripartire l'economia cinese con vantaggio, con grossi vantaggi per il regime. Chiarissimo, ecco, un vantaggio quindi dal punto di vista economico, ma lo si è capito, che era un po' questa la finalità del viaggio di Xi Jinping, però c'era anche l'altra questione, l'abbiamo accennato all'inizio, cioè quella relativa alla pace. Io ti chiedo, ecco, se effettivamente una Cina nella posizione di mediatore può essere credibile, soprattutto se può essere credibile la figura di Xi Jinping che passa 3 giorni con Putin e che invece stenta a fare una telefonata a Zelensky. Beh, appunto, la Cina è una tirannia, peggio ancora della Russia. Il popolo non vota in Cina. Xi Jinping si è fatto eleggere per la terza volta consecutiva. Probabilmente questo signore vuole rimanere a vita. Non c'è più una capacità decisionale collettiva, quella voluta dal modernizzatore Deng. Qua abbiamo un ritorno ad una tirannia più forte, più dura. E questo è quello che ci viene dalla Cina. Quindi che la Cina si faccia, come dire, portavoce di un desiderio di pace e di rispetto dei diritti civili sembra abbastanza problematica come tesi da sostenere. La Cina ha bisogno di farsi riconoscere come nuova potenza e punto di equilibrio nei rapporti internazionali. Tant'è vero che la Cina non solo si sta espandendo enormemente in Africa, non solo dal punto di vista economico, ma ovviamente di conseguenza dal punto di vista geopolitico, ma sta cercando di fare quello che prima era impensabile, cioè di creare una relazione con i paesi ex sovietici dell'Asia centrale. Prima questo sarebbe stato impensabile. Ora la Cina vuol fare anche questo per cercare di presidiare delle zone che prima erano soltanto muovendo dal punto di vista geopolitico anche per controllare le Sì. risorse del pianeta. Per loro è fondamentale questo. Comunque rimangono una grande manifattura. Che però, ripeto, la Cina dei Laogai, cioè dei Lager, dove vengono espiantati organi e prigionieri politici, quando probabilmente questi sono ancora in vita, in molti casi è acclarato questo, stiamo parlando di un'ipocrisia di Stato. Quindi, ripeto, ci sono ragioni politiche, certamente non umanitarie, che spingono la Cina a fare queste mosse che poi di fatto, come dicevo, sono soprattutto di facciata. La Cina probabilmente ha un interesse che proseguano delle tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti d'America, sta valutando in che forma questo debba succedere. Ecco Fabrizio, chiarissimo il tuo pensiero. Volevo anche sollecitarti sulla posizione degli Stati Uniti, perché è il terzo grande elemento che dobbiamo mettere sul piatto rispetto a questa ipotetica soluzione di pace che doveva venire fuori proprio, ecco, dai colloqui tra Pechino e Mosca. Ecco, la posizione di Washington è stata molto chiara. Gli Stati Uniti hanno detto agli ucraini: non accettate il cessate il fuoco, perché questo significherebbe ratificare anche le conquiste territoriali della Russia. Che cosa ne pensi di questa posizione così intransigente degli States? Ma guarda, gli Stati Uniti sanno che una tirannia che riesce a ottenere dei territori da un atto di violenza è invogliata a continuare a farlo, magari non nell'immediato, ma successivamente. E quindi ci sono delle ragioni geopolitiche, storiche, per cui le tirannie no, devono essere bloccate. Ed è uno dei motivi principali per cui, secondo me, gli Stati Uniti d'America sono intervenuti, perché teniamo conto che non c'è mai solo un unico motivo. Ci sono vari motivi, alcuni che parlano a favore dell'America, in questo caso stiamo parlando dell'America, alcuni no, ma non ci sono soltanto motivi che parlano a favore delle politiche americane e contro. C'è tutto un insieme di considerazioni che vengono fatte. Io ritengo che abbia più senso la anche per una questione di accettabilità, voglio dire, del diritto internazionale, dell'accettabilità dal punto di vista del diritto internazionale, che la Russia
diciamo, consideri la possibilità di eventualmente mantenere la Crimea, ma non il Donbass. Perché? Perché il Donbass non è soltanto un territorio qualunque dell'Ucraina, per quanto popolato da molte persone legate alla federazione, ma è la zona più ricca dell'Ucraina a livello di risorse minerarie. Quindi ci sono dei motivi di questo tipo economici anche da parte della federazione per essere intervenuti lì. Tra l'altro, il modo in cui sono intervenuti risale a tanti anni fa, come sappiamo, con i soliti omini verdi, quindi non è vero che la federazione non abbia sostenuto delle ribellioni all'interno di quella regione. C'è stata un'attività in quella regione che è seguita a quella della Crimea, che a sua volta ha violato il diritto internazionale, secondo la maggior parte degli stati nel mondo. Quindi voglio dire che gli Stati Uniti si stiano opponendo ad un quadro contro il quale si è combattuto dall'inizio, mi sembra, diciamo, legato al buon senso. Piuttosto, la Russia dovrebbe comprendere che si sta andando verso un punto di non ritorno. Il punto di non ritorno è legato alla questione delle armi nucleari, all'uso delle armi tattiche, qua torna il discorso degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America, bisogna anche leggere questo, no? Sono molto preoccupati perché abbiamo un regime come quello di Putin che resiste con le unghie e con i denti al mantenimento del potere, e, cioè per mantenere il potere. Quindi non è esclusa affatto un'iniziativa nucleare della Russia nell'Ucraina. Questo è diciamo, è un elemento che Washington ha ben chiaro. Ad esempio, adesso si sta parlando di questi proiettili all'uranio impoverito che il Regno Unito dice di voler usare. Ma a questi proiettili, al di là del fatto che possono essere pericolosi o no per la salute, non c'entrano niente con le armi nucleari in senso stretto. Il fatto che la propaganda russa voglia far credere il contrario può spingere a credere che stia preparando il terreno per abituare il popolo russo che forse una operazione nucleare, un'iniziativa nucleare è alle porte, sia percorribile. Tenete presente che la propaganda russa è da tempo che sta preparando il popolo russo a questa soluzione, anche perché continuando a mandare gli soldati in guerra, a un certo punto saranno i russi stessi a dire: beh, se il prezzo è la mia vita, preferisco che muoiano dall'altra parte anche sotto un bombardamento nucleare. Questo quadro l'America ce l'ha ben chiara, anche a livello della propaganda russa, e quello che potrebbe arrivare a fare un regime che peraltro è a capo di un paese che non ha mai conosciuto veramente la democrazia e che è piena di persone con una cultura illiberale. Perché, voglio dire, gli illiberali ci sono addirittura nei paesi liberali democratici, come il caso di Trump mostra ampiamente, figuriamoci se non ci sono anche in un regime. Ecco, Fabrizio, tu hai proposto lo scenario peggiore, cioè quello di uno sfociare del conflitto in una risoluzione nucleare. Speriamo naturalmente di evitarla, ma c'è anche l'altro scenario, cioè che la guerra si protragga ancora per mesi, se non addirittura per anni, e che l'attenzione, soprattutto da parte dell'Europa, cali progressivamente, come purtroppo già sta accadendo, perché una volta risolta la questione energetica di quello che succede in Ucraina, magari ce ne occupiamo un po' meno, c'è questo rischio? Certo che c'è, però tieni presente che una guerra che dura potrebbe a questo punto fare gli interessi di Putin, perché Putin preferisce continuare la guerra e mantenere il potere che non perderlo perdendo la guerra. Perché è ovvio che, al di là della storia russa, un dittatore, un tiranno che perde una guerra perde il potere. Quindi, ovviamente Putin sta cercando di vincerla questa guerra. Non c'è nessuna ipotesi plausibile contraria a che questo non sia, a che questo non sia il disegno di Putin. Quindi Putin sta mantenendo il suo potere e sta stringendo la morsa del suo potere attorno al popolo russo. Xi Jinping gli permette di farlo, perché sta in parte sostituendo, diciamo, il mercato europeo, che peraltro era più ricco, con il mercato asiatico, in particolare con quello cinese. In realtà noi sappiamo che la Russia sta ancora vendendo il proprio petrolio europei
facendolo lavorare, facendolo diventare nafta, benzina, ad esempio in India. Quindi c'è anche un'ipocrisia di fondo in questo blocco degli occidentali nei confronti della federazione, e le entrate, infatti, nella federazione di valuta pregiata, comunque di soldi da parte dei paesi esteri, continua. Ed è il motivo per cui lui può continuare la guerra. La può continuare sia perché comunque i soldi continuano ad entrare, e probabilmente stanno continuando a entrare, perché ormai è da tempo che succede, delle componenti tecnologiche, elettroniche, che permettono alle sue armi di funzionare, perché alcune parti elettroniche, noi sappiamo, la Russia non le produceva, aveva bisogno di importarle addirittura dall'Occidente. L'Occidente in gran parte non gliele dà più, anche se ogni tanto si scopre che non è vero, e gliele stanno fornendo gli asiatici in particolare. Quindi questa guerra ha tutta l'aria di poter continuare nell'interesse di Putin. Tenete presente che certe volte c'è fuori la notizia che c'è un regime che si sta stancando, quindi non è vero soltanto degli europei che si stanno stancando, ma anche del regime. Però tenete presente che Putin è sostenuto dal regime, ma è anche Putin che sostiene il regime, cioè è un continuo scambio di do ut des. Quindi ripeto, se da un lato gli europei si possono stancare, i russi è più difficile che lo possano fare senza rischiare la vita, come già successo. C'erano degli oligarchi che si sono esposti, abbiamo visto che fine hanno fatto. Bisogna vedere a questo punto, secondo me, quanto la Cina resisterà su questa posizione, perché secondo me in realtà in tutto il quadro la palla ce l'ha in mano, ce l'ha la Cina. Bisogna Chiaro. vedere per quanto tempo la Cina non si stancherà di questa situazione. Alcuni elementi li abbiamo già detti prima, però tenete presente che la stessa posizione di Xi Jinping, e non solo rispetto alla guerra, non è così chiara e probabilmente non è così solida all'interno del suo di regime. Fabrizio, ultimo spunto, perché è evidente da questi 3 giorni che si sta profilando un nuovo ordine mondiale, certo non da adesso, già da un po' di tempo, e ecco, questo ordine mondiale, questa espressione è stata utilizzata anche da Giorgia Meloni ieri all'udienza in Senato, proprio alla vigilia della sua partecipazione al Consiglio europeo. Ecco, in questo nuovo ordine mondiale, l'Italia che posto potrebbe occupare? Beh, l'Italia, abbiamo appena detto, è un paese che ha un PIL superiore a quello della Russia, quindi già solo per questo sembra quasi che non bisogna essere gli Stati Uniti d'America per rivendicare delle posizioni importanti a livello planetario. Però al di là di questa, che è a metà una battuta, ma neanche solo una battuta, l'Italia è sicuramente una potenza regionale. È una potenza manifatturiera, come sappiamo, ce lo ripetono tutti i giorni, è la seconda manifattura d'Europa dopo quella tedesca, anche per la completezza della sua filiera, perché sennò ce la giocheremo con la Francia. L'Italia adesso sta pensando di riarmarsi con armi convenzionali. Lo sottolineo questo, perché tenete presente che alla fine la Russia, tutta questa potenza, tutto questo potere, ce l'ha perché è una potenza nucleare, non certo per la sua forza convenzionale, che come abbiamo visto, soprattutto all'inizio era quella che era. Usa anche armi molto vecchie e così via, complice il fatto che la Russia è fondamentalmente poi un paese povero, non è un paese ricco, è un paese molto grande, ma certamente non è un paese ricco. E tutto questo per dire che in realtà le potenze che a questo punto sono soprattutto militari, perché è chiaro che adesso le armi comandano, rimangono in Europa le potenze nucleari, cioè la Francia e il Regno Unito. L'Unione Europea ha voce in capitolo perché a questi, nella guerra in particolare, innanzitutto perché a questi due baluardi nucleari in Europa. Mi incomincio a chiedere, pur essendo io uno che non ama né le guerre né le armi, sia chiaro, però rimanendo in un discorso di realpolitik, se Italia e direi anche la Germania, se non sia, come dire, in qualche modo non abbia un senso pensare che sia la Germania che l'Italia possano diventare delle potenze nucleari dal punto di vista militare, perché finché non lo diventi, ovviamente non potrai contare né come la Francia né come il Regno Unito. Sul Mediterraneo è ovvio che l'Italia ha sempre giocato un ruolo fondamentale. A questo punto deve però spartire la fetta della sua influenza, non solo con la Francia, ma con una Turchia molto attiva. Rimane il fatto che, con tutto il rispetto, ancora oggi la Turchia non è l'Italia,
e quindi non è neanche dal punto di vista economico, ovviamente. E io credo che l'Italia potrebbe giocare un ruolo fondamentale in quello che sta diventando di nuovo un bacino fondamentale per gli equilibri mondiali. Basta vedere cosa sta facendo la flotta russa, la flotta militare, voglio dire, nel Mediterraneo, che un giorno sì, si affaccia sulle coste italiane e si sta avvicinando a quelle francesi. Chiaro. Tra l'altro, particolarmente opportune queste immagini di copertura che mostrano Xi Jinping con il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, perché è vero che dal punto di vista storico l'Italia è legata a doppio filo con gli Stati Uniti attraverso il patto atlantico, ma è vero che negli ultimi decenni i rapporti con l'Oriente, in particolar modo con la Cina, sono diventati sempre più intensi e sempre più stretti. Quindi ecco, il posizionamento dell'Italia nel nuovo ordine globale certamente è un qualcosa su cui riflettere. Fabrizio, io ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento. Naturalmente rinnovo l'appuntamento ancora qui sulle fonti, perché l'abbiamo detto, probabilmente la conclusione, ecco, della vicenda, soprattutto legata all'Ucraina, non è vicina, e quindi dovremo commentare di volta in volta, passo passo, quello che accadrà. Quindi ti aspetto ancora sulle fonti. Valentina, fammi solo Sì. dire, dobbiamo valutare molto bene noi liberal democrazia, quanto sia vantaggioso sul medio e lungo termine continuare a fare molti, forse troppi affari con le dittature, con le Ok, perfetto. Ti ringrazio e a presto. tirannie. Ringrazio io voi, grazie ancora. Grazie.